Il tempo era giunto. Il veggente, un uomo di mezza età con capelli argentei e occhi penetranti, si era rifugiato in una piccola cappella di montagna, dove trascorreva le sue giornate in preghiera e meditazione. Era noto in tutta la regione per la sua straordinaria capacità di prevedere il futuro, e molte persone venivano da lui in cerca di consigli e orientamenti. Tuttavia, nessuno era preparato per la profezia che stava per rivelare. Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Un giorno, mentre pregava in solitudine, il veggente ebbe una visione che lo sconvolse profondamente. Vide un grande drago rosso scendere dal cielo, con 7 teste e 10 corna, e su ogni testa un diadema. Il drago era un simbolo dell'Anticristo, l'essere malvagio che avrebbe cercato di usurpare il trono di Dio e di portare il mondo all'Apocalisse. La visione era chiara come il giorno. Il veggente sapeva che il momento era vicino, e che doveva avvertire il mondo del pericolo imminente. Ma come? Chi avrebbe creduto a un uomo solo, senza nessun seguito o influenza? Si chiese se Dio lo aveva scelto proprio perché era un uomo semplice, senza pretese, un servitore umile e devoto. Decise di scrivere una lettera al Papa, nella speranza che l'importanza del messaggio fosse compresa e che l'umanità potesse essere salvata. Nella sua lettera, il veggente descrisse la sua visione con grande dettaglio, e implorò il Papa di chiamare tutti i cristiani alla preghiera e alla penitenza, per scongiurare il pericolo che si avvicinava. Mentre scriveva la lettera, il veggente sentì un profondo senso di responsabilità. Sapeva che se il suo messaggio non fosse stato preso sul serio, il destino del mondo sarebbe stato sigillato. Tuttavia, aveva anche fede che Dio non avrebbe permesso che ciò accadesse, e che attraverso la preghiera e la penitenza, l'umanità potesse trovare la redenzione. Con la lettera in mano, il veggente iniziò il lungo viaggio verso Roma. Lungo la strada, incontrò molte persone che erano curiose di sapere cosa lo portava così lontano da casa. Raccontò loro della sua visione e della necessità di pregare e fare penitenza. Molti lo accolsero con scetticismo, ma altri furono toccati dalle sue parole e promisero di unirsi a lui nella preghiera. Dopo settimane di viaggio, il veggente arrivò finalmente a Roma. Con un senso di trepidazione, consegnò la sua lettera al Papa. Non era sicuro di cosa aspettarsi, ma sapeva che aveva fatto tutto il possibile per avvertire il mondo del pericolo imminente. Mentre attendeva una risposta, il veggente trascorse il suo tempo in preghiera e meditazione. Sapeva che il destino del mondo era nelle mani di Dio, e che tutto quello che poteva fare era pregare per la misericordia divina. Dopo alcuni giorni di attesa, il veggente ricevette una risposta dal Papa. Nella sua lettera, il Papa ringraziava il veggente per aver condiviso la sua visione, e gli assicurava che l'umanità avrebbe pregato e fatto penitenza per scongiurare il pericolo che si avvicinava. Il veggente sentì un'ondata di sollievo. Sapeva che il suo messaggio era stato ascoltato, e che il mondo aveva una chance di essere salvato. Tornato a casa, il veggente continuò a pregare e a fare penitenza, confidando nella misericordia di Dio. Anche se la sua visione era stata spaventosa, sapeva che attraverso la preghiera e la penitenza, l'umanità poteva trovare la redenzione e evitare la fine del mondo. Il veggente aveva fatto tutto il possibile per avvertire il mondo del pericolo imminente. Ora, tutto quello che poteva fare era avere fede che Dio avrebbe fatto il resto. Il messaggio della profezia era chiaro: senza un sincero pentimento e una vera conversione del cuore, l'umanità sarebbe stata condannata. Era un appello urgente a tutti i cristiani, e a tutte le persone di buona volontà, a pregare per la conversione del mondo e per la fine dei tempi malvagi. La storia del veggente è un monito per tutti noi.
Viviamo in un mondo pieno di tentazioni e di pericoli, e spesso è facile perdere di vista ciò che è veramente importante. Ma attraverso la preghiera e la penitenza, possiamo trovare la forza di resistere alle tentazioni e di vivere una vita che sia gradita a Dio. Inoltre, la storia del veggente ci ricorda l'importanza della fede. Anche quando tutto sembra perduto, e quando sembra che non ci sia speranza, possiamo avere fiducia che Dio è con noi, e che attraverso la sua misericordia, possiamo trovare la redenzione. Infine, la storia del veggente ci invita a riflettere sulla nostra responsabilità verso il mondo che ci circonda. Non possiamo semplicemente chiudere gli occhi di fronte ai pericoli che ci minacciano, ma dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire il male e per promuovere il bene. Attraverso la preghiera e la penitenza, possiamo contribuire a costruire un mondo migliore per tutti. In conclusione, la profezia scioccante del veggente è un appello urgente a tutti noi. Dobbiamo pregare e fare penitenza per la conversione del mondo, e per la fine dei tempi malvagi. Attraverso la nostra fede, possiamo trovare la forza di resistere alle tentazioni e di vivere una vita che sia gradita a Dio. E attraverso la nostra responsabilità verso il mondo che ci circonda, possiamo contribuire a costruire un mondo migliore per tutti. Nel frattempo, continuate a pregare, a cercare il pentimento e a vivere una vita di fede. È attraverso questi sforzi congiunti che possiamo sperare di fare una differenza nel mondo e di evitare la realizzazione di profezie così terribili. E non dimentichiamo mai che, nonostante tutto, Dio è misericordioso e amorevole. Anche nei momenti più bui, possiamo avere fiducia nella sua presenza e nel suo sostegno. Con la sua grazia, possiamo superare ogni ostacolo e costruire un futuro migliore per tutti noi. Ringraziamo ancora una volta tutti voi che avete seguito questo video fino alla fine. Il vostro sostegno è prezioso e ci incoraggia a continuare il nostro lavoro. Vi preghiamo di condividere questo video con i vostri amici e con la vostra famiglia, affinché possiamo diffondere questo messaggio importante il più possibile. Nel prossimo video, approfondiremo ulteriormente questi temi e parleremo di altre profezie e segni dei tempi. Speriamo che continuerete a seguirci e a sostenerci nel nostro viaggio. Vi invitiamo anche a lasciare un commento qui sotto e a dirci cosa ne pensate di questo video e del messaggio che abbiamo condiviso. Siamo sempre interessati a sapere cosa pensate e a ricevere i vostri suggerimenti su come possiamo migliorare. Grazie ancora una volta per il vostro tempo e la vostra attenzione. Vi auguriamo una giornata benedetta e vi diamo appuntamento al prossimo video. Che Dio vi benedica e vi protegga sempre. Grazie e arrivederci.